Ciao a tutti, io sono Vanagli87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi siamo dalle Pond e come potete vedere è in corso la festa delle tre sorelle. Ups, no! Vendi tutto, no? Fab, vendi tutto. E come potete vedere oggi tocca a Fabienne. Peccato che io avevo invitato un po' di gente ma non si è presentato nessuno. Proviamo di nuovo. Matthew, James, Melody, tutti. Anche Akira, ma non so perché non si è presentato Abe. Non si è presentato nessuno. Debbie dov'è? Scusa. Rory è flirtante. Quindi fai ruotare. Comunque, come potete vedere, sia Debbie che Ellie non adorano nessuna tradizione. E io l'ho fatto per queste tre. L'unica è Fab che mi dà un po' di soddisfazione. Anzi, Fab, anziché parlare con tua sorella, abbiamo qui Rashid, che purtroppo fa un'invitazione. Non so perché non conoscevo più. Poi condivide lo spirito della festa delle tre sorelle. Quello vero? Racconta storie. Non lamentati. Canta. Allora con papino tuo. Impara a conoscere. Boh, non si sa perché. Spirito malizioso. Sì, l'ho fatto per Debbie. Menti sulla carriera. Qui. Ok, c'è qua. Abe Brindisi. Anche se non. Non. Niente, non. Nessun altro arriva. Soprattutto Akira. Temo che. Il nostro Akira in realtà sia andato al lavoro. Prima, complimento sincero. Racconta una storia buffa. Però Abe, non sei male vestito così. Vanessa. Sì. Lengi Vanessa Coupon. Fai un'imitazione. Malessia. Getta la neve. Però sì, non prendere un pezzo. Prendi una porzione. Però non è niente, nessun altro è arrivato, non capisco perché. Fai evolvere, meno male. Parla e no. È sporco. Dove? Ah, oh sì. Non mangiare. Hai ragione. Però, già che ci sei, e non prendola. Parliamo un po' con Rashid. Rashid, rallega. Oh, bravo, bella. Poi, discuti di interessi qui? No, copro la posizione del chef. Qualcosa mi dice che vuoi aprire un ristorante? Racconta una storia buffa. Giuro, non so perché mi sono trovata con Fabienne, che non conosceva più Rashid. Rashid, sì.
Ok, non senti parlare aperta. Ora. Hai svolto una ricerca? Sì. Debbie. Parla un attimo con Papino, con Spettegola, che non so perché è il frattante, suona le trombe. Malizia con... Sì, inganna dando la scossa alla mano e... Visto che vuoi prendere pesci... Cappero! Dove era? Ah, è qui. Pesca con... Con... Allora. Vendiamo un po' di roba che... Qui. Margherita. Sì, sì. Un paio di fragole. Ok. Perché non può venire a pescare? Forse perché fai parte di un gruppo? Fermi un attimo. Azioni. Sciogli il gruppo. Ok, proviamo di nuovo. Ok. No. Non... Perché? Non lo so, comunque. Torniamo da... Sì, hai ragione. Ma... Ah... L'unico che mi interessa, un attimo. Azioni. Aggiungi al gruppo. Me l'avete fregato. Siediti insieme. Che... Sì, impara a conoscere. Mi serve. Macchina da ballo. Rezzo Garbo. Allora. No, ho sbagliato, non volevo lamentarti. Buffo, racconta una storia buffa. Suona le trombe. Ma sì, Ganda dando la scossa alla mano. Oh, lancio coriandoli. E poi sì, anche un po' Abe, poverino, dai. Anche lui impara a conoscere. Racconta una storia buffa e soprattutto riprenditi il giocattolo che mi sa che è di tua sorella. Tu. No, anche infantile. E in... Ah, sì. Mangiano... Allora, molti pesci che vivono qui mangiano quasi tutto, basta usare qualcosa di biologico e... abboccano. Allora, torniamo un attimo qui. E sarebbe il biologico e abboccano? Ok, gelo proprietà, sì, ok, peccato.
Direi che puoi... Sì, risata. Allora, manda un sms felice a quel disgraziato che né lui e né la capa, devo dire la verità, hanno deciso di venire. Sono... ho perso casa. Ah, eccola qui. A blish, Chima Rimple, Gorg. Rallegra. Venusa! Chi è? Usciamo? No. Flish? Hando. Tu scrivi un libro. Racconto. Brava. Narrativa cartacea diventa narrativa di tre sorelle. Non so, così mi piaceva. Malone. Una turb. Sipe. Allora, un po' di malessia. Allora, complimentatissimo. Cioè, ecco appunto. Aiuta a recuperare una cattiva relazione con chi? Con Jay Huntington e con Lorenzo Costa. Ebba, cosa hai combinato? Malizia. Ma proviamo, poverino, inventa una finta festa. E inganna dando la scossa alla mano. Povera Debbie, fuori al freddo, al gelo. Però lo dico, lo ammetto, devo. Allora, costruisci un pupazzo di neve insieme. Chi è? Telefonata in corso. Ehi, Debbie, sono Giuseppe, ti andremo un appuntamento. Oh, non posso adesso. Non può. Stanno dormendo, però proviamo con stringi il legame con le api. E raccogli tutto, scava. Raccogli tutto. Scava. Niente, il melone. Voglio proprio vedere. Adesso ce la faccio, Chi farà il pupazzo più bello? Ok, inizia l'uno del club. Ok. Ah, ecco, così vengono gli altri membri di casa. E comunque non capisco perché. McQuay, Bodge McQuay. Debbie. Ma e mica voglio che mi ecco appunto. Stavano dormendo, non dovevano disturbare, lo sapevo. Cos'è questo brobrio? Cos'è? No. Oh mio Dio!
Wow, scusatemi, non avevo mai provato questa modalità. Wow. Dov'è? Ah! Cioè, e Fabiana è pure contenta di... Oh mio Dio. Scusatemi, vediamo se riesco a farlo. Ma si possono girare? Ah sì. Scusate, secondo voi, qual è il più bello dei due, no? Perché è una dura lotta questa. Cosa? Ma quale parla la pianta? Vieni qui. Ma quale cucina? Sì. Dai. Prendi un pezzo insieme. E poi... Scusate, mi è scappato. Restituiscilo a Debbie. Prendo un pezzo. No. Cos'è? Ah, punto. Beh. Cioè... Ebbè, ancora qui a scrocco? Ma... Allora, già che ci sei, scusami. Esprimo ammirazione. Perché? Perché tutti se ne vanno da James? Racconta una storia buffa. Parla di cucina. Sgancia il piatto. Impara a conoscere. Chiedi la sua giornata. Tu? No. Tu dopo... No, devi pubblicarlo. Se lo trovo. Sì, è entusiasmante per il pasto. Ma qual è la mente, sì? Dando la scossa alla mano e continuo a capire, a non capire perché sia flirtante, ma mi importa. Sì, ma... Ah no, ho sbagliato, sì. Guarda la TV insieme. Cioè, Abe. Non guardare tu la TV. Ups. Usa. Oh, perfetto. Pubblica per conto tuo, eh? Oh, eccellente. Cinque libri buoni, ma è già eccellente. E poi dormi. Maremma. Mamma Amy. Che caspita. Direi... Sì. Direi che
Ci rivediamo dopo, quando Fabian finalmente è al lavoro, perché sì, non... per una rara volta che riesco a mandare al lavoro. E voglio far vedere un pezzettino di video, quindi dopo. Allora, siamo tornati, sono ritornata in game e vorrei solo farvi vedere questo. Primo, Debbie ha richiamato il club Papa per Momu e ho trasferito con l'MCC Gabriele Coppola, perché, come sapete, il club Papa per Momu è proprio apposta per far mangiare Momu. E guardate la notifica che mi è arrivata poco fa. Una pianta mucca sta divorando Gabriele Coppola. Riuscirà a uscirne vivo? Io spero di no, se volete la verità. Anche perché c'ho già... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, Tristo! Oh mio Dio! Ma che... No, 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 no. Queste due? Ma loro se ne sbattono. No, 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 no. Mancanza della famiglia? Fab. Ah, e ho comprato un l'acquario e un tavolo nuovo più carino, con le sedie nuove, ovvio. No, 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 no. Quale piange? Vai a dormire. Che, scusatemi, ma io me lo devo proprio godere sta scena. E soprattutto, cioè, scusatemi. Dov'è? E vai. Forse devo farla. Sì. Così va meglio. Dormi, chi se ne frega. Finalmente. Sono riuscita a fare in modo che Momu mangi. Certo che se tutte le volte devo richiamare il club e poi invitare il tizio a casa, cavolo. Però è bellissimo. Beh, intanto concludiamo, sì. Quanto siete contente tutte? Ha avuto successo. Ha avuto termine, ha avuto termine. Ma... E chi se ne frega? Tanto tu sei morto. Cioè, è la cosa più bella. Perché sei triste? Festività terribile. Vabbè, amen. Quindi, avremo la... l'urna di questo tipo, devo mandarla via. E già. Ops, triste. Lutto, ma quale lutto? Lutto, troppi lutti, mancanza. Ah, Debbie. Cioè, scusatemi, un attimo, devo farlo. Devo farlo. Presentazione non divertente. Amichevole, amichevole. Presentazione amichevole col Tristo, perché sì. Io ce la vedo, Debbie, che fa la presentazione col Tristo. E infatti lei non è neanche triste, cioè. Ellie sì, Fab pure, ma... Debbie no, Debbie non è affatto triste. Sbrigati. Sì. Grazie a te, avrai... fa un'imitazione. Complimento sincero, perché sì. Complimentiamoci per parla a temperatura gelida, come se lui non fosse già gelido di suo. Complimento sincero. Discuti di interessi, sì, perché grazie a Debbie il Tristo lavorerà. C'è. No, le braccia le sono esageriamo. Sì, impara a conoscere. Non ricordo. Pessimista. Raccolta una storia sensazionale. Mamma mia, come sale velocemente la. Condividi foto. L'amicizia col Tristo. Complimentati per l'abito, sì, perché il Tristo ha un abito che, cari miei, rallegra come se fosse triste. Ma con buffo. Racconta una barzelletta toc toc. E poi vi prego voi due. Questo devo proprio portarlo da un'altra parte. Eh sì, solo Debbie può riuscire a... Solo Debbie può riuscire a fare amicizia col Tristo.
Sì, qui. Ho già capito che non vi farò vedere fa un bel lavoro. Preferisco di gran lunga vedere Daddy e il tristo. Conversazione profonda. Comicità, Bevan! Sì. Ok. Un altro barzello. Ecco appunto. Gabo Mooney Hish! Oh, Gabo! Ternoi! No beam! Possiamo chiedi dalla carriera, sì, beh. Tristo. Di nuovo un altro complimento per l'abito e entusiasmo per l'emozione del furto. Cosa? Io il tristo mietitore. Ovvio. Ovvio. Vantati di essere una campionessa di Carrie, sì. Scusatemi. Ciao oscurità, vecchia amica, fai un semestre di amicizia col tristo. Bene. Quindi amicizia. Ovvio. Tristo. Vabbè, direi che. Scusatemi, controllo ancora un cosa. Sì, direi che questa volta stoppo e ci rivediamo magari a fine turno di Fab per vedere se prende una promozione, quindi a dopo. Come potete vedere, il fine turno di Fabienne è arrivato, il fine turno di Fabienne. Eh sì, è finalmente stata promossa in servente, guadagnerà 5 simoleon in più allora per un totale di 23. E ha ricevuto 192 simoleon, nuovi abiti, espositore del dottor Raggio Xavier, X-Men, e tavola optometrica, non proprio cecità. Bene, bene, il fine turno è finito, Fabienne ha ricevuto la promozione. Disastri, distrarsi, tu dovresti distrarti, però questa poverina è ancora in lutto per un giorno, ma è ancora in lutto, porcaccia la miseria. Oh, Debbie. Ora, facciamola. Anche le bollette. Oh, non abbiamo abbastanza soldi per le bollette. Mangiati i biscottini. Oh, tu vuoi lasciare al lavoro l'urna del simpaticone? Sì, Rory, come fai a conoscere tu Sam? Porca miseria. Vendi tutto e dov'era? Finalmente fai evolvere. Ma... ne mancano due. Mazza, che sfortuna. No. 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 Debbie, ti avevo detto... Vabbè. Pulisci e poi scarta. Quindi direi che possiamo anche concludere qui l'episodio. Sì, anche perché è in lutto, porca di quella miseriaccia. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate. E sto facendomi sapere cosa ne pensate del metodo di Debbie di prendiamo gente nel club e poi trasportiamoli in casa e facciamoli mangiare a Momu. Mungi. Mizziga. Ci proverei, ma direi che ci provo nel prossimo episodio, quindi... ci rivediamo nel prossimo episodio. Konnichiwa.